Semplicemente per fare un esempio, sono Enrico Miglino, fotogiornalista, scrittore, giornalista. Abbiamo preso un po' di esempi a prestito da un intervento da Torino di Derrick De Kerkhove, che è il presidente del centro McLuhan e si occupa a Toronto e si occupa di comunicazione, con questi fantasmi in sovrimpressione che poi hanno un senso. Usando proprio il discorso della montagna, l'idea è stata quella di capire un attimo, buttare un po' di sassi nello stagno rispetto alla metafora proprio della cima, no? Utilizzando un discorso che fa Derrick, che mi sembra molto centrato anche su quello che è stato, infatti parlare per, quasi per ultimo è un'ottima idea, perché mi sembra molto centrato su quello che è stato detto prima, che è il ragionamento di questa connettività diffusa e attraverso la connettività la messa in relazione di tante persone con quello che è tutto quello che ricade nel discorso della creatività. Adesso tutto succede così su, tutto user generated content, tutta la roba che è intorno del web 2.0, tutto questo è a metà tra l'arte e l'industria. Mi interessa di vedere come nella rete oggi si rifletta le condizioni di strutturazione mentale che sono dentro il nostro cervello. Ti spiego. Tutto il primo, la prima rete è la rete della strutturazione del tipo Yahoo, tipo Altavista, fino a Google. Tutti i motori di ricerca si conformano più o meno sulla parte sinistra del cervello. Fanno un lavoro di analisi, di strutturazione e di classificazione. Al momento che si inventa il tag, tagatorino, nel momento che si inventa il tag, e siamo nell'area del tag, cambia la proporzione di collaborazione cerebrale, non solo dentro la tua testa, ma anche sulla rete in generale. La rete riflette oggi con il mondo tagato, social software, Foxonomies, Wikipedia, Web 2.0, tutta questa roba che nessuno sa esattamente che vuol dire. Vuol dire infatti la collaborazione del cervello di destra con il cervello di sinistra nel modo di fare conoscenza e di modo di fare ricerca nella conoscenza. Relazione tra la conoscenza, la creatività del singolo e la creatività del gruppo, quindi la rete diventa, no? Il meccanismo di entusiasmo attraverso il quale la condivisione. Noi abbiamo sentito parlare anche delle foto di Second Life, mi aggancio a quello che ho sentito prima così al volo, no? Tra virgolette brutte, quindi non necessariamente l'intervento creativo poi porta a qualcosa che non stiamo a discutere sull'arte, ma che in qualche modo è manifestatamente artistico rispetto a quegli altri che la colgono. Quello su cui bisogna fare attenzione è innanzitutto che la connettività, cioè tutti quanti siamo connessi, siamo elettronici, siamo taggati, sono rintracciabili immediatamente, questo meccanismo di relazioni non deve finire per schiacciare come traino entusiastico chi ha generato quell'entusiasmo, cioè il singolo continua a dover emergere come elemento di eccellenza e poi all'interno del suo meccanismo creativo pensare di condividerlo dopo che il suo processo interno ha prodotto qualche cosa, altrimenti diventa una cozzaglia di cose di cui si perde il filo e poi c'è un motivo a cui voglio arrivare come conclusione. Se da un lato tutto il discorso delle relazioni mi porta verso scala questa direzione dell'autonomia, guardiamo un'assenza totale di relazioni. Lavarsi, questo è tratto da uno spettacolo, richiede assistenza totale. Toilette richiede assistenza totale. Uso della toilette richiede assistenza totale. Alimentarsi necessita di assistenza completa per alimentarsi per bocca. Gestione sfinterica vescica, catetere permanenza. Gestione sfinterica intestino. Frequenza irregolare o molto bassa. Respirazione. Respira autonomamente senza ausili o assistenza. Vestirsi richiede assistenza totale. Mobilità a letto e azioni per prevenire piaghe da decubito. Necessita di assistenza in tutte le attività.
ruotare la parte superiore del corpo a letto, ruotare la parte inferiore del corpo a letto, sedersi sul letto. Trasferimenti letto carrozzina, chiedo assistenza completa. Trasferimenti carrozzina vater, chiedo assistenza completa. Mobilità per interni, richiede assistenza totale. Mobilità per distanze medie, richiede assistenza totale. Mobilità per esterni, richiede assistenza totale. Fare le scale, incapace di salire o scendere scale.